Vicepresidente del Senato Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle risponde all'invito dei lavoratori facendo visita alle acciaierie di Terni, settore in crisi, a rischio 1.000 lavoratori tra diretto e indotto, incontra i lavoratori in corso di un'assemblea, poi lancia la sfida al Presidente del Consiglio Renzi, inserisca anche la questione delle acciaierie tra le priorità dello Sblocca Italia e sentiamo. Io non ce l'ho con la Thyssen, qui non è un problema della Thyssen, il problema è l'Italia cosa vuole fare di questa azienda e degli operai che ci sono dentro. Secondo noi si può salvare facendo intervenire il Fondo Strategico Italiano e soprattutto permettendo con un'occasione del genere anche una crescita del territorio, si possono stanziare soldi. Io sfido Renzi nello Sblocca Italia a mettere Terni, a cominciare a lavorare a Terni, soprattutto dal punto di vista della messa in sicurezza delle strutture e dell'ammodernamento. È vero che non ci possiamo battere con i cinesi, ma se mettiamo in rete le università e sviluppiamo i materiali possiamo diventare un'eccellenza del settore qui. Ma noi abbiamo come Stato italiano, lo Stato italiano ha delle strutture che permettono di controllare delle imprese private. Noi oggi possiamo, con lo Fondo Strategico Italiano, acquisire la ST, poterla gestire e poterla anche far fruttare, utilizzando Horizon 2020, che è un'opportunità dal punto di vista dei finanziamenti per la ricerca, mettere in rete le università e far crescere dal punto di vista dei materiali questo stabilimento. Noi non dobbiamo batterci sulla quantità, ma sulla qualità dei nostri prodotti. Solleciterà Renzi a venire a Terni, visto che ci sono persone a fare lo sciopero della fame e lo aspettano? Ma se Renzi deve venire qui a fare la passerella non lo sollecito. Se deve venire qui a portare un risultato già concreto agli operai di Terni, a dirgli i vostri posti di lavoro sono salvi, allora lo può fare anche da Roma. Se viene qua, venga con delle soluzioni.